24 febbraio 2020. Parlo dell'album di Padre Maurizio. 15 febbraio 2021. Parlo di Padre Cosso. L'esercito del Cristo. Presto, presto, parliamo di Gesù. E oggi, 23 febbraio 2022, è il momento dell'album di Padre Cosso. Doppio album! Bentornati alla Maratonerda! Welcome to the Maratonerda! Questa volta Padre Cosso non si è limitato a coverizzare dei brani pop internazionali. No, 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 tenetevi forte alla tazza del cesso, perché Padre Cosso si è dato alle cover delle canzoni della Disney. E quindi, conoscendo la Disney, sto per beccarmi almeno un copyright strike. Quindi, 60 secondi di promo e cominciamo subito. Padre, perdono, c'è molta oscurità in me. Accidenti, figliolo. Metti in luce la tua oscurità. Con il nuovo Realme 9 Pro Plus, il telefono che cattura la luce in ogni condizione. E che è il Truman Show? Ha un processore potentissimo, fino a 13 GB di RAM, ricarica Super Dart che ricarica il telefono da 0 a 100 in mezz'oretta, ma soprattutto un reparto fotografico devastante, che appunto scatta con ogni condizione di luce. Provaci, fai una foto dove non cade il sole. No! Intendevo fotografa al buio. Ah, ok. Oh, guarda che spettacolo, una foto così luminosa scattata dopo il tramonto. Bello, ci sono altre modalità, padre. Con la modalità street potrai scatenare la tua creatività con le varie modalità disponibili, come il ritratto con le scie luminose. Grazie, padre, mi sento molto meglio delle solite tre Ave Marie. Il Realme 9 Pro Plus è già disponibile, usa i link in descrizione per saperne di più. E adesso torniamo all'Esercito del Cristo 2. Sì, è proprio il nome dell'album. Gesù è il tuo vero amico. Ciao. A te che mi stai ascoltando, a te che pensi che l'amicizia non esista, a te che trovi grandi difficoltà nella vita, sappi che Gesù ti dice: hai un amico in me. Cosa? Un grande amico in me. Oh. Se la strada non è dritta e ci sono 2000 pericoli, ti basta solo ricordare che c'è grande amico in me, di più di un amico in me. Di questo brano c'è anche il videoclip, signori, che in realtà è solo un semplice slideshow con le foto migliori del parroco. Qui lo vediamo mentre abbraccia la Madonna, qui mentre benedice la sua stessa ombra, mentre fa bungee jumping da una gru, mentre guida una moto immaginaria sui monti, mentre fa le coccole alla Madonna, un santo che si scaccola le unghie, lui che infligge il pugno delle sette stelle della morte di Okuto a, credo, San Francesco, e lui che si fa un selfie della Madonna. Partiamo col botto! Faccio quello che sento. Nell'album sono anche presenti cover di canzoni pop, esattamente come abbiamo visto l'anno scorso. Quindi adesso vediamo la cover di Faccio quello che voglio di Rovazzi. Vediamo com'è stata stravolta la canzone. Il testo originale. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo e del testo tanto non ne ho bisogno. E ok, come suonerà la versione cristianizzata? Chiudo, aiuta San Teodoro di darmi la serenità, ma rientro in me stesso con grande difficoltà. Faccio quello che sento, apro il cuore al mio Gesù. Oggi faccio una scelta importante e dell'altro sarò sempre più attento, perché con questa croce qua, pa, pa, parara, con questa croce qua, pa, pa, parara. A questo punto si sente un assolazzo di chitarra elettrica mentre il chitarrista sta splettrando un'acustica. Cioè, se sentissimo l'audio originale, più o meno suonerebbe così. E bisogna dargli credito, cazzo. Cioè, se lo ascoltate tutto, vedrete che ci sono più assoli in questo album che nel complesso della discografia italiana nel 2021. Padre Cosso, prossimo step, album cover di Burzum. Ho voglia di parlare dell'amore universale che è largito a noi, Gesù. Domani parto in quarta, inizio a praticare col Vangelo che mi esalta. Perché? Che mi esalta, che mi ispira, che mi benedice, che mi spurga l'anima come un bidet di acqua santa, ma... perché che mi esalta? Ehi, ancora che guardate questi omini dalla tuta aderente. Ce l'ho io un qualcosa di esaltante. Il Vangelo. Sì! Dal Vangelo secondo Matteo. Lode a Teo Cristo, sì!
Verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Dopo un'altra strofa, il brano si chiude con lui che flexa la figaggine della Sardegna, finché non termina il brano e il video si chiude con un'acrobazia degna del Pink Ranger. Acqua santa, crocifisso, Vangelo, rosario, padre Gossu. Questo album propone un totale di 21 brani, 21 cover, ragazzi, tra brani pop, canzoni originali, a volte persino in dialetto sardo. E per quanto riguarda la Disney ce ne sono diverse altre. È una storia, sai, della Bella e la Bestia, l'originale. È una storia, sai, vera più che mai. Solo amici e poi, uno dice un noi, tutto cambia già. Il remix. Ave o Maria, la grazia di Dio e discesa in te ti riscalderà e ti cambierà. Mamma che cazzo! Il mondo è mio, l'originale. Ora vieni con me verso un mondo d'incanto. Il remix. Oh beata Maria, la tua vita è cambiata. Il tuo sì al Signore ha cambiato anche noi. Ok, comincio a vedere una sorta di pattern qui. Prendi una qualsiasi canzone e sostituisci l'elemento chiave con Madonna. Qualcuno aveva previsto tutto molti anni fa. E potrei andare ancora avanti, ragazzi. C'è la versione cristianizzata della Sirenetta, per esempio. Presente, no? Quel momento in cui ad Ariel si racconta che la vita sulla Terra non è poi questa grande figata. Meglio starsene in fondo al mare, che è un monito cantato dal crostaceo parlante. Un cristaceo parlante. Vabbè, se sentiamo il brano. Un giovane betlemiano si aggira per la città, vorrebbe picchiar la testa, ma questo non cambierà quello che Maria gli ha detto. Difficile a credersi, in fondo al cuore, in fondo al cuore, in fondo al cuore. Giuseppe, sai che in fondo al cuore c'è la verità. E qui è diventata la storia della Madonna che risulta essere gravida senza che San Giuseppe l'abbia nemmeno toccata. Potrei andare avanti per ore, quindi vediamo l'ultimo brano. Dove e quando il cambiamento? Naturalmente questa è una cover di Dove e quando. Facciamo un bel respiro. Sto per sentire un brano di Benji e Fede, remixato in chiave cristiana. San Genna. Ok. Allora... ok, la canzone parte con dei sottotitoli, da sempre l'umanità, sentiamo. Pensa sin dalla mattina. Aspetta, ma il testo dei sottotitoli non corrisponde al testo della canzone. Sono completamente altre parole. Alessandro, se canti non leggo i sottotitoli. Alessandro, se leggo i sottotitoli non ti sento cantare. Che c***o devo fare? Alessandro, non si capisce un c***o! Alessandro! Niente, per capirci qualcosa ho dovuto prima sentire il brano, poi leggere i sottotitoli. Il messaggio è esattamente lo stesso, anche se è espresso con parole diverse dal testo ai sottotitoli. Stiamo distruggendo la terra, siamo degli stronzi. Basta inquinamento e non rompere i coglioni. Bravo Sugar! E in tutto questo, che c***o c'entrano Benji e Fede? Dimmi dove, quando, questo mondo noi dobbiamo cambiarlo e siamo stanchi delle scuse stupide e basta anche col traffico che c'è. Belin, padre Cossu per il sociale. Per il resto il video va avanti così con immagini strafighe della Sardegna e immagini dove si vede un extra giga inquinamento. Ma c'è dell'altro. Padre Cossu che rischia di cadere e padre Cossu che schizza il chitarrista. Che cazzo mi voglio la chitarra? Padre, porca puttana! A padre Cossu sta talmente a cuore questo messaggio ambientalista che si è assicurato che il messaggio arrivasse da più fronti. Entry level il testo della canzone. Livello avanzato sentire il testo e contemporaneamente leggere i sottotitoli. E se ancora non ti è arrivato il messaggio che non devi inquinare, c'è il Neanderthal level. Dimostrazione letterale comprensibile anche a un neonato. Lanciare bottiglia in mare! Nein! Nein! Oltre a tutte queste canzoni che vi ho proposto, troviamo una vecchia conoscenza. Presto, presto, parliamo di Gesù.
E tutto è partito da lì. Padre Koss, uno dei più grandi mindfuck della mia vita. Forse perché nessuno si è mai sbattuto tanto per fare delle cover tra Disney, canzoni pop, eccetera, in versione cristianizzata. E poi è sempre bene ricordarlo, tutti i proventi dell'acquisto di questo CD finiranno all'oratorio. Servono solo per finanziare uno spazio per i ragazzi. C'è un dettaglio di cui voi non siete a conoscenza. Questo album me l'ha mandato direttamente Padre Koss, senza che io glielo chiedessi. Se un prete, a cui ho esplicitamente dedicato un episodio l'anno scorso, mi ha inviato il suo doppio album di sua spontanea iniziativa, perfettamente conscio dell'uso che ne avrei poi fatto. Chissà, forse un giorno qualcuno di voi capirà che quella scritta che ho inserito per un lungo periodo all'inizio dei miei video non era messa lì a caso. Teste di c***o. Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la